L'amministrazione si preoccupa di compiere gli atti politico-amministrativi di sua competenza, quindi un atto politico-amministrativo di sua competenza è stato quello di approvare questa delibera che riguarda questa specifica opera, comunque non disgiunta da una riflessione politica che l'amministrazione, il sindaco e la giunta hanno fatto, ma non solo oggi, nel senso che il documento che impegna me come sindaco, impegna la giunta e a mio giudizio deve impegnare anche la maggioranza che ha sostenuto, è un documento programmatico che era stato sottoposto e portato al giudizio degli elettori genovesi, in cui ad esempio si propone chiaramente come da farsi il terzo valico, cioè senza se, senza ma. Il documento poteva essere condiviso o meno dagli elettori, ma su tante questioni, dal terzo valico, ma a questioni diverse, registro delle unioni civili e tant'altre, il documento comunque è a vostra disposizione, l'avete, è reperibile sul sito, ecco, è un documento che dice delle cose chiare e quindi politicamente noi siamo assolutamente coerenti con questo documento e con questo documento sarà coerente la maggioranza. Sarà coerente, dovrà essere coerente, poi nel caso in cui se non lo è, vedremo. Al momento, al di là di dinamiche per cui cioè abbiamo fatto una riflessione in giunta in cui ognuno in un momento come questo si assume le sue responsabilità. Io ritengo che il momento sia complessivamente molto serio per la città e per il paese, sia serio dal punto di vista delle condizioni della finanza pubblica, sia più che serio dal punto di vista della credibilità delle istituzioni democratiche. E la serietà del momento impone degli atteggiamenti seri e consapevoli da parte di chi amministra e governa. Questo è un messaggio che mando in maniera chiara, che ripeto a me stesso ogni giorno con Stefano Bernini, con tutti gli altri componenti della Giunta e che non mi stancherò mai di ripetere a tutti. E quindi esige degli atteggiamenti di assoluta responsabilità e coerenza con quello che si è detto. Uno dice delle cose in campagna elettorale ed è coerente quando si trova a governare, è coerente con le cose che ha affermato in campagna elettorale, che non erano mistificabili. Ecco, anche qua leggo e lo dico, nel programma elettorale non c'era nessuna contrapposizione tra queste categorie, le grandi opere o le piccole opere. Ci possono essere delle grandi opere assolutamente necessarie e ci sono tante piccole opere assolutamente necessarie. Ci sono delle grandi opere che, a nostro giudizio, non risolvono dei problemi, possono non risolvere dei problemi, ci possono essere delle piccole opere altrettanto inutili. Quindi non c'era in alcun modo, quindi non accetto la contrapposizione, non c'era nel programma, non c'era nelle cose che sono state portate all'attenzione dei cittadini e quindi non ci sono oggi. Ecco. I cittadini hanno votato questa amministrazione sulla base di un programma preciso. Io ero candidato così come erano candidati i consiglieri di maggioranza. Altri elettori hanno preferito votare per altre forze o astenersi perché non condividevano questo programma. Quindi quello che accadrà, cioè io guardo alle responsabilità che sento mie e su queste mi muovo. E perché ritengo che chiudo il cerchio del ragionamento, proprio per la percezione della serietà del momento non vedo un altro atteggiamento possibile. Cioè i cittadini pretendono coerenza con quello che le persone devono essere coerenti con quello che dicono di voler fare e noi siamo coerenti.